in mente di coinvolgere qualcuno di davvero autorevole e che sapesse di panificazione, che avesse esperienza con la sperimentazione a 360 gradi. Perché quando noi parliamo di pane, entriamo nel mondo del grano duro e non siamo capaci di uscirne. Se solo andiamo nel nord Europa, in Germania, il pane ha milioni di sapori da raccontare, perché mischiano le farine, perché quella deficienza aminoacidica del cereale viene compensata con il seme oleoso. Quindi perché non pensare anche a una composizione più completa e a un pane più complesso? Per fare questo c'è bisogno di conoscere nuovi mondi, nuove strade, come per esempio la panificazione con il grano tenero. Ed è per quello che oggi Francesco, per quello che mi era venuto in mente di invitare Francesco, perché oltre loro ovviamente Nord Italia, come tutto il resto del mondo, non dimentichiamoci, soltanto il Sud Italia, perché per una ragione climatica panifica col grano duro. Il grano duro in tutto il mondo viene usato per fare la pasta. E noi invece abbiamo, sviluppato questa capacità, che è una cosa preziosa. Nord Italia fondamentalmente sono abituati a giocare con farine diverse, con grani diversi, fondamentalmente grano tenero. Ovviamente sono curiosi e quindi sperimentano anche facendo altre combinazioni. Quindi volevo chiedere a Francesco un contributo, se ha il piacere di raccontarci un po' la sua esperienza. Francesco Casati, sono panificatore di quarta generazione, quindi sono la quarta generazione della mia attività. Faccio formazione nei centri di formazione professionali, quindi anche ad adulti, e faccio parte del consiglio dell'associazione panificatori bergamaschi come consigliere. Legandomi appunto al discorso precedente di quello che è la sperimentazione dei grani, cosa si può dire? In Italia abbiamo la maggior varietà di prodotti di panificazione. Di recente è uscito un libro che appunto racconta tutte le svariate tipologie di pane suddivise per regioni, quindi da Presidio Slow Food, di OCG, tutto quello che è il discorso del discorso pane. E non si nota che soprattutto nel Sud Italia si ha questo utilizzo del grano duro, mentre invece nel nord Italia prettamente si è sviluppato il grano tenero. Ma perché? Perché inizialmente il grano tenero è più facile da lavorare, a livello anche di produzione si abbassano tutti i tempi di lavorazione e quindi la produzione fino a una decina di anni fa di tanti miei colleghi era prettamente di impasti tutti diretti. Quindi è una cosa che io specifico sempre. Cosa vuol dire impasto diretto? Vuol dire impasto che io vado a mettere tutti gli ingredienti in macchina e nel giro di un'ora, un'ora e mezza il mio prodotto va in forno. Una cosa che volevo accennare molto importante è la differenza tra lievitazione e maturazione. La lievitazione è quella fase che va dalle 0 alle 7 ore dove il nostro impasto, il nostro preimpasto, quello che comunque noi andiamo a produrre, subisce una serie di processi. Passate le 7 ore, quindi dalle 7 alle 20 ore, noi abbiamo la maturazione dell'impasto, dove si vanno a sviluppare profumi, il colore della nostra pasta cambia nel nostro impasto e riusciamo ad avere dei prodotti che sono più digeribili, hanno appunto dei sapori e anche delle durate differenti. Questi procedimenti si possono applicare sia totalmente col lievito madre, si possono applicare col lievito di birra, oppure esiste anche la lievitazione mista, dove io posso andare a utilizzare un preimpasto, non so se magari voi avete sentito parlare, penso di sì, della Polish, che è quel preimpasto dove io vado a mettere pari farina, pari peso di farina e acqua, e in base alla percentuale di lievito che io vado ad aggiungere può essere pronto nel giro di 3 ore, dalle 3 alle 16 ore, in base appunto alla percentuale di lievito e di temperatura dove lui va messo. C'è la biga,
che praticamente anche questa è stata classificata sempre a livello italiano da un mio maestro, che cito non per fare pubblicità, ma perché comunque Giorgio mi ha aperto il mondo della panificazione, che è Pier Giorgio Giorilli, permette di avere dei prodotti su base biga, anche con delle farine tipo 0 o anche 1, dove poi possiamo andare ad applicare nei rinfreschi con delle farine comunque come quelle che abbiamo visto questa mattina. Diciamo che io sono molto aperto alla sperimentazione, ho sperimentato nella mia piccola esperienza, perché comunque non si finisce mai di imparare, anche oggi ho imparato molto, però diciamo che nella mia esperienza ho provato a panificare con lieviti madre solido, lievito madre libero, tenuto in acqua, metodo la piemontese, con l'Icoli, che è quello famoso che comunque oggi si sente tanto parlare, che secondo me c'è anche un po' di confusione, perché allora il l'Icoli potrebbe partire o direttamente da un lievito madre solido trasformato, oppure può partire proprio da un'acidificazione di acqua e farina dopo diversi rinfreschi, dopo tutto un procedimento molto lungo. Si va alla creazione appunto di questo lievito liquido, che a livello casalingo, ma anche a livello di ristorazione, è molto vantaggioso. Perché? Perché mi permette la conservazione in frigo. Quindi se io un giorno ho il giorno di riposo, non lo rinfresco, voglio andare in ferie, ho la possibilità magari di, con il l'Icoli io posso mantenerlo in frigo fino a 6 giorni, per poi andare a rinfrescarlo subito il giorno prima dell'utilizzo e andare ad avere comunque un prodotto molto molto particolare. Poi che dire, è molto interessante anche una cosa che ho sperimentato io, che deriva dalla Francia e del metodo che è chiamato Respectus Pani, che è un metodo che adesso è divulgato attraverso appunto questa associazione di panificatori, che è l'Ambassador du Pain, dove la farina o comunque gli impasti vengono fatti a mano nelle madie di legno, si impasta tutti gli ingredienti che fanno parte dell'impasto tutti insieme, si dà un impasto di 2 o 3 minuti, si dà un autolisi, quindi un riposo prolungato che può variare da un'ora, da mezz'ora minimo a 6 ore, poi attraverso delle pieghe di rinforzo vado a dare forza e elasticità al mio impasto, che poi andrà conservato o a temperatura ambiente, oppure per chi ha la possibilità a 16 gradi per 16 ore. Dopodiché noi cosa andiamo a fare? Andiamo a formare il nostro prodotto, diamo comunque un tempo di riposo piuttosto breve, perché questa metodologia utilizza il forno a una temperatura leggermente più alta, intorno ai 250-260 gradi. Possiamo utilizzare 100% lievito madre, lievitazione mista, dove noi andiamo ad inserire il lievito di birra in percentuale di 1 grammo/chilo. Quindi ogni chilo di farina io vado a mettere 1 grammo di lievito di birra, che va a farmi da starter a tutto quello che sono tutti i processi che si vanno a innescare poi con il tempo. E questo metodo ci permette appunto di, oltre a inserire delle farine comunque poco, diciamo anche poco lavorabili, sotto magari un aspetto normale, ma ci permette anche di inserire dei semi, ci permette di inserire delle puree di verdura e andare a dare al nostro panificato qualcosa in più, perché comunque la panificazione, secondo quello che è anche il futuro del pane anche nel nord Italia, è una cosa che ho notato oggi e che comunque noto in tutto il sud Italia, è che i panificati sono molto pochi, come stoccati nel di quello che è il banco, e di grossa pezzatura. Nord Italia si ricerca pezzatura piccola,
e tante tipologie che tante volte vanno a creare confusione nel cliente finale, che perde anche la curiosità di andare a capire cosa sta acquistando. Quindi un po' il nostro ruolo anche come associazione panificatori, soprattutto anche nel cercare di creare delle farine a chilometro zero. Da più di 10 anni l'associazione panificatori ha creato appunto la farina qui vicino, che è una farina di tipo 1, dove la coltivazione avviene per il 90% nella provincia di Bergamo con un grano Bologna, e per un 10% comunque in Lombardia, dove viene utilizzato un mantograno. Andiamo a cercare di creare dei prodotti di panificazione di grosso peso per informare il cliente sulla praticità, sul consumo comunque di pane di grossa pezzatura, come comunque abbiamo visto anche oggi è una cosa normale. Da noi non è così scontato che uno acquisti un pane di grossa pezzatura, lo taglia, lo conserva anche fuori dal freezer e lo usa più giorni, ma si tende a purtroppo a eliminare, a scartare quello che è il pane, cosa che anch'io personalmente cerco di non fare, andando a grattugiare il pane, quello che è la mia parte di venduta, naturalmente quella che non ha semi, non ha condimento, non ha niente, per andare a infarinare, a unire quindi alla farina, alla semola, per andare a infarinare i miei pastoni durante la lavorazione. Un altro procedimento molto interessante, che però per normativa adesso non si può fare, è creare un gel col pane grattugiato, ossia acqua bollente a pari peso del... si va a creare una polish con il pane grattugiato che viene inserita in percentuale tra il 5 e il 10% negli impasti. Noi così facendo andiamo a eliminare quello che è comunque una parte del nostro spreco giornaliero, e questa è una cosa che comunque viene fatta in casa, ma speriamo che perché comunque è bando comunque anche di sperimentazione scientifica e tutto, speriamo che si possa fare anche a livello industriale, diciamo. Un'altra cosa molto interessante a livello di ristorazione, perché ha dei pani molto particolari, è la fermentazione spontanea, che avviene in pratica facendo fermentare frutta e verdura attraverso una soluzione di acqua, miele e zucchero, dove poi si va a creare o un'acqua o una purea che va aggiunta al posto del lievito madre e va a creare dei prodotti che sono fantastici. Io l'ho utilizzata però il pane che mi viene... con questa tipologia di tecnica. Solitamente si usa mela, albicocca, si può fare con l'uva, si può fare col vino, che è una cosa che noi, che comunque un ristoratore può avere subito. Come si fa? Si fa un impasto con farina, vino, sale, si lascia fermentare almeno per 24 ore a temperatura ambiente, si danno delle pieghe, si forma, io solitamente consiglio il cestino, e poi si inforna dopo un 2 o 3 ore, ecco, più o meno calcolate un 120 minuti di lievitazione nel cestino, e poi si va a infornare questo prodotto ed esce un prodotto molto particolare. Stessa cosa con la birra, io faccio un pane con la birra dove vado a mettere al posto dell'acqua la birra, e in base alla ricetta o faccio farina, acqua, birra e sale, oppure vado a inserire uova, burro, vanno a inserire in questo caso una parte di lievito madre, perché avendo comunque l'uovo, avendo comunque il burro, ha bisogno comunque del prodotto di una spinta, e si ottengono dei prodotti molto particolari.